Ricordo che andavamo a fare le nottate di Natale a casa della mamma di Matteo. Lì c'era una rampa molto stretta. Chi si sobbarcava, Roberto, sulla schiena, le sedie non si chiudevano, non erano le sedie moderne, erano pesantissime e bisognava salire. Lui era più leggero, sì. Quindi l'inclusione è stata anche nella vita quotidiana nostra, di Roberto, non solo a livello scolastico. Grazie. Loro nell'88 dovevano andare in gita, la gita di quinta. Sonia, non hai posto l'accento su questa gita di Lo quinta. vedremo nel video. Lo vedremo nel video, però bisogna un po' anticipare questa cosa, perché poi il video farà un po' da sintesi di questa storia, così rimane anche più chiaro il video, perché non è, il video è stato realizzato da Sonia, Nicola e Roberto. Un bel video dove insomma toccherà molto le corde dell'emozione. E nell'88 Matteo, una persona più di 3 anni fa, era grande e grosso e si è assunto una responsabilità grande e grossa. Insieme a Nicola mi dicono che loro hanno firmato a un documento. Adesso mi fermo e cedo la parola al professor Di Candia. Buonasera a tutti. Allora, Mariangela mi ha presentato, ero il vicepreside allora, perché ho fatto il vicepreside per 10 anni nell'istituto Roncalli, chiedo scusa, nell'istituto Toniolo, perché dopo sono passato a Roncalli come vicepreside. Ho conosciuto la dottoressa Troviso, ho conosciuto Chiara, ho conosciuto lei, e certamente la mia esperienza è stata, adesso sono in pensione da un anno, però ricordo sempre quella mitica gita con i mitici ragazzi della quinta D. Perché, cara eccellenza, caro padre Franco, era una classe particolare quella. Addirittura noi a quel tempo nella scuola superiore non avevamo i docenti di sostegno e quindi ci dovevamo barcamenare con varie strutture, con addirittura giustamente Sonia ha detto, dice, il primo anno Roberto è salito su al primo piano, è salito perché non avevamo l'ascensore, dopo ce l'hanno messo e quant'altro. Perché all'epoca camminavi bene, cioè bene, nel senso meglio, e certamente questo diciamo, ci ha dato la possibilità di operare in questa maniera. Io voglio ricordare soprattutto il 1988, non voglio ricordare altro, voglio ricordare la gita, perché carissimi, eravamo 158 persone in 3 pullman partiti da Manfredonia e siamo arrivati a Lloret de Mar. Voi immaginate 158 persone in 3 pullman, io e il professor Sabone non avevamo neanche il posto per sederci, abbiamo viaggiato su uno strapuntino, Siete però capitato di dormire, il posto per dormire non e non avevamo neanche il posto per dormire, a parte questo perché era tutto un po' improvvisato. Però il discorso che volevo dirvi è che Matteo e Nicola quell'anno, per portare anche Roberto, che era per noi proprio la persona più importante di quella gita, abbiamo dovuto far firmare una liberatoria perché dovevamo stare tranquilli. Anche io ho aiutato Roberto a salire nel pullman nei momenti particolari e abbiamo anche gioito insieme, abbiamo mangiato insieme, abbiamo condiviso tutti i momenti. In quei 8 giorni che siamo stati in Spagna, penso che abbiamo dormito se no 10 ore. Bravo. Speciali sono dei semi, non sono degli alberi, e quindi fanno la storia e la fine dei semi. Muoiono perché i frutti si vedano dopo. E credo che questa sera si siano ascoltati e visti frutti di questo seme, che si chiama Matteo, che si chiamano gli amici, che si chiamano la dottoressa Troisi, non ho percepito però il nome. Chiara, ecco, e credo tantissimi altri, e credo tantissimi altri. Io piango raramente, ma qualche lacrima me l'avete fatta scendere questa sera. E credo di aver assistito a, come dire, a che cosa?
ad una immagine, ad una storia, non tanto di una della buona scuola, quanto direi della buona Manfredonia. Bravo. Credo che questa sera, questo evento, questo ricordo, questa memoria, ecco, dica veramente la bontà della nostra città, che adesso è diventata anche mia, anche se ho ancora qualche difficoltà sul dialetto, quando utilizzate le parole proprio quelle concrete, ma insomma per capirsi in fondo bisogna parlare in dialetto. Metto solo in evidenza due aspetti, o tutti o nessuno. E l'inclusione fondamentalmente è questa, è riuscire a dire insieme siamo, al plurale, tutti, ci siamo tutti, basta che manchi qualcheduno, che non c'è la totalità e quindi il tutto non si costruisce, e la prima persona non singolare ma plurale, o tutti o nessuno. Noi. E che fai noi? E che quindi fa la città, e fa il prima e il durante e il dopo, che è quello che forse nella storia che avete fatto notare questa sera è quella ancora tanto e tanto da costruire, ma sarà sempre così. Il problema è costruire il futuro, è accoglierlo e costruirlo il futuro. E l'altro punto è il binomio, insomma, diversità e amicizia. Non li avevo mai messi insieme, questa sera mi avete aiutato a mettere insieme questo binomio. La diversità non ci deve fare paura, non è un rischio, è una ricchezza, e la ricchezza crea amicizia, e l'amicizia ci aiuta a capire e a vivere le diversità in pienezza. Qualsiasi diversità di colore, di religione, di genere, mettete tutte le diversità. E la biodiversità antropologica, oltre che la biodiversità ambientale, è quella che garantisce alla fine la salute della società. Quando riduciamo tutto ad una monocultura, distruggiamo l'ambiente. E quando riduciamo tutto ad una omologazione, distruggiamo la società e il vivere civile. Quindi diversità e aiutato dall'amicizia, ecco, è veramente il tutti, il noi che è il tutti. Ecco, l'augurio che faccio è che questo segno di questo laboratorio nel ricordo di Matteo e degli amici, di tutti gli amici, ecco, dica veramente la nostra buona Manfredonia e le possibilità che questa città ha. Mi ha fatto piacere sentire, sono venuti tutti da noi. E tante volte non raccontiamo, insomma, il bene e ci fermiamo invece o su ciò che manca o sul fatto di cronaca che fa rumore, perché è più facile da raccontare. Mentre del bene. Grazie di questa serata. Io ci tengo ad aggiungere che questa storia la racconteremo, è stata scritta una storia, un breve racconto per i nostri ragazzi che leggeremo tutti gli anni il 3 dicembre in occasione